Con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 39 persone. I provvedimenti sono stati emessi dalla GIP su richiesta della DDA. Dei 39 indagati, 14 sono in carcere, 17 domiciliari e 8 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività di spaccio avveniva nei pressi del piazzale Ignazio Calone. Si è accertato come lo spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana abbia rappresentato una delle principali fonti di sostentamento per intere famiglie. Due, i vertici che gestivano il rifornimento, l'organizzazione della piazza di spaccio e raccoglievano i proventi dell'attività con cadenza settimanale. Nel corso dell'attività è stata sequestrata una pistola clandestina calibro 7,65 perfettamente funzionante. Un ruolo fondamentale sarebbe stato riconosciuto anche alle donne, parenti dei capi che tenevano la contabilità e si occupavano a volte anche di custodire lo stupefacente. I pusher su strada erano organizzati in turni di 12 ore per garantire la piena attività anche in orario notturno della piazza di spaccio. Ciascuno aveva compiti ben definiti, per i quali era prevista una specifica retribuzione, 100 euro al giorno per gli spacciatori e 50 per le vedette. Le indagini hanno consentito di stimare profitti valutati dell'ordine di 1.800.000 euro annui.